Micelli, pillole di libri nel borgo antico. Oggi presentiamo il libro L'Europa tradita. Il giornalista Mino Dell'Orco ne parla con Rita Mascolo. Vediamo. L'Europa tradita, lezioni dalla moneta unica, il libro scritto dal professor Giuseppe di Taranto. Ne parliamo con la professoressa Rita Mascolo, alla quale do il benvenuto. Grazie. Quali sono i fattori che hanno dato origine alle tendenze euroscettiche? Sì, questo libro presenta una visione non convenzionale del processo di integrazione economica e soprattutto del processo di unificazione monetaria europea. Quest'oggi si sente spesso parlare del fenomeno dell'euroscetticismo abbinato al cosiddetto populismo. Soffermiamoci un attimo su un dato. Le recenti statistiche dell'Eurostat hanno dimostrato come oltre 120 milioni di abitanti dell'Europa, quindi circa un quarto della popolazione europea, è in condizioni di povertà e di sofferenza. Per cui evidentemente questo populismo origina da un peggioramento delle condizioni economiche dei cittadini. Dall'altra parte i tecnocrati di Bruxelles stanno ignorando questo grave peggioramento delle condizioni socio-economiche. Ed ecco che quest'ondata di euroscetticismo sta dilagando. L'Europa tradita, lezioni dalla moneta unica del professor Giuseppe di Taranto. Ne abbiamo parlato con la professoressa Rita Mascolo, che ringrazio. Grazie a lei. Edito da Lewis University Press, e noi ringraziamo anche Libri nel Borgo Antico, la rassegna letteraria che si tiene ogni anno a Biceglie nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro.